Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sottoscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento creato per voi, scegli quello che fa per te. Come non sentirsi a disagio se lei ha più esperienza di te? Oggi ti darò quelli che sono secondo me i due consigli fondamentali per superare questa paura, ovvero la paura di non essere abbastanza, il sentirsi a disagio perché l'altra persona, la ragazza in questo caso, ha più esperienza di te. Partiamo dal primo punto. L'esperienza si fa col tempo e con l'esperienza, appunto, quindi una persona non nasce esperienziata o già imparata, ma ha bisogno di tempo ed esperienza per farsi un bagaglio esperienziale. Quindi all'inizio sbagliare, rifare, fare continuamente è la norma, è quello che devi fare per accumulare esperienza, un bagaglio di conoscenze. Quindi una persona che non ha esperienza e comincia da zero non può essere tacciata di essere senza esperienza o presa in giro, perché effettivamente deve farla questa esperienza. Quindi il fatto che tu abbia meno esperienza di lei non significa che tu sia un imbecille, significa che devi fare esperienza. Quindi adesso comincia e non guardare a quelli che ti dicono: ma tu sei un incapace, perché se hai poca esperienza te la stai costruendo. È come se andassi a dire a un ragazzo che ha iniziato la scuola, quindi è al secondo giorno di superiori: sei un idiota perché non hai esperienza. Certo, deve ancora farla, deve ancora studiare, deve ancora imparare. È un esempio stupido perché l'esperienza non è imparare un qualche cosa, ma è essere buttato in situazioni, uscirne migliorato, eccetera. Però, per farvi capire, se uno non fa, non può avercela con se stesso perché non è abbastanza capace e ascoltare quelli che dicono che è un imbecille, perché semplicemente deve fare esperienza, non ne ha ancora, sta a zero o poco più. Quindi è normale che sia poco esperienziato. E questo cosa significa? Che devi prendere tutto quello che accade come una cosa nuova che vuoi sperimentare, puoi vedere come tu riesci a reagire a questa situazione. E quindi, se uno ti dice che sei una persona sbagliata perché hai poca esperienza o non sei abbastanza bravo, tu non considerarlo proprio perché è un idiota, non sa che tu non hai esperienza perché ancora devi fare, quindi il suo discorso non ha senso. Secondo punto fondamentale: le ragazze non vanno a sindacare quanta esperienza hai. Questa è una pippa che ti fai tu in testa perché dici: oh mio Dio, ma non ho esperienza, come potrò soddisfarle, come potrò piacerle? Lei questo non lo sa. Quindi il consiglio che ti posso dare è quello di fare il massimo che sai fare senza preoccuparti delle conseguenze. Con questo cosa voglio dire? Facciamo un esempio: devi dare il primo bacio. Tu hai solo baciato due ragazze nella vita, quindi non hai così tanta esperienza, almeno secondo te. Quindi temi il momento del bacio. Quindi cosa fai? Cercherai di tergiversare, magari quando arriverà quel momento scapperai. Ecco, questa cosa è una cosa da non fare perché la ragazza in quel caso scappa. Cosa dovresti fare invece? Dovresti usare tutte le informazioni, la conoscenza che hai per dare il meglio su quel bacio. Magari non sarà il bacio migliore che la ragazza avesse in vita sua perché lei ha più esperienza di te. Però se tu lo fai al meglio e sei soprattutto convinto, è una cosa che parte qua, lei non si porrà il dubbio del le ho baciate di migliori. Sicuramente le ha baciate di migliori, ma se vede che sei convinto e che dai il massimo, sarà contenta di ciò. Una persona sicura di sé, che dà il massimo anche quando ne sa poco, fa vedere che è una persona che sicuramente non si fermerà qui, ma andrà avanti a imparare. Ora, parlando di baci, ovvio che è una cosa che dopo un po' affini, ma non è che se tu baci 10 milioni di ragazze diventerai 10 milioni di volte più bravo di un altro. Può essere un'abilità innata questa del baciare, e comunque ha un picco che è raggiungibile da chiunque, non è un'abilità come fare una professione sportiva ad arrivare ai massimi livelli, capiamoci, è un esempio. Però la ragazza sarà sicuramente convinta se tu sei convinto. E poi, non andasse bene, esperienza, e torniamo al punto di prima. Detto ciò, fai queste cose e cerca di non pensare al fatto che sei inadeguato, perché alla fine sei tu che lo pensi, non è l'altra persona. Lascia che sia l'altra persona al massimo a giudicare, cosa che farà solo nella sua testa, non verrà mai a dirti di persona alla ragazza: no, ma tu non sei bravo nei baci. Non lo fa perché è socialmente brutto, lei lo sa, ma di queste cose ne riparleremo. E comunque sia, non pensare tu in primis di essere fuori posto o a disagio, perché se lo pensi, lo sarai. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate vari percorsi di miglioramento creato per voi, scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.